Ciao a tutti ragazzi, bentornati alla settima video lezione sul linguaggio C e in questa lezione parleremo del continuo, come avevo detto la scorsa volta parleremo appunto che questo continuo sarebbe l'operazione opposta al break. Cominciamo subito. Abbiamo questo codice che direi subito di cominciare a commentare. Abbiamo incluso le solite librerie standard input output e standard lib per i system e standard input output per i printf. Bene, e dopodiché cominciamo con la funzione main. Scusate ragazzi se ogni tanto do qualche colpo di tosse, ma sono stato malato, anche per questo non avete visto video giovedì scorso. Dopodiché dichiariamo due variabili intere, R e C, e cominciamo con un ciclo che fa partire da R uguale a 1 fino a R minore di 10 e incrementa minore uguale a 10 e incrementa R. Dopodiché comincia il ciclo annidato, l'altro for, dove ingrandiamo un pochino, ecco, dove per c uguale a 1 finché c è minore o uguale a 10 aumenta c, quindi fanno esattamente la stessa cosa ma su due variabili diverse. Dopodiché c'è un if: se r è maggiore di c continue, ovvero se r è maggiore di c salta questa interiezione del ciclo for e passa direttamente a quella successiva. Quindi se c vale 1 cioè se c vale 2 ed r vale 1, r è minore di c, allora saltiamo questa interiezione e andiamo alla prossima. Altrimenti, cioè, dopodiché, dopo che ha fatto questo controllo, scrive un asterisco. Abbiamo messo printf, abbiamo messo l'asterisco tra gli apici. E dopodiché, una volta finito questo, scriviamo una capo. Ovvero, una volta che ha scritto tutti gli asterischi che deve scrivere, va a capo. Dopodiché, system pause e return 0. Quindi system pause, si mette in pausa il computer e basta, sta fermo e aspetta il nostro comando, e return 0 vuol dire che la funzione è finita e il programma si può chiudere. Andiamo subito a compilare ed eseguire. Eccolo qua. Questo è il nostro programma. Per vedere l'operazione continue abbiamo fatto questo simpatico triangolo. Ebbene, proviamo un po' a fare quel procedimento che è molto importante anche molto spesso per trovare gli errori in un proprio codice. Ovvero, ci mettiamo noi al posto del computer. Quindi abbiamo R e C, R è uguale a 1. Bene, R è uguale a 1 e quindi lo teniamo a mente. Poi C è uguale a 1. Vediamo, R è maggiore di C? No, quindi non faccio continue. Qui scrivo un asterisco. Allora aumento C e C sarà uguale a 2. R è maggiore di C? No, e allora scrivo un altro asterisco, e questo finché non finisco il ciclo, ovvero finché c è minore o uguale a 10. E quindi quanti asterischi scriverò? Probabilmente una decina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, 10, credo, sì, insomma, spero di averli contati giusti. Dopodiché aumentiamo R a 2. C è uguale a 1, R è maggiore di C? Sì,
Allora continue, quindi salto questa operazione dove devo scrivere l'asterisco e passo a quella successiva. E quindi C diventerà uguale a 2. R è maggiore di C? No. E allora scrivo l'asterisco. Poi dopodiché aumento di nuovo C e siamo a C uguale a 2, quindi R è maggiore di C? No. E quindi andiamo avanti così, quindi scrivo un asterisco di meno. Quindi questo codice non fa nient'altro che questo e lo fa per 10 volte. Controlla se R è maggiore di C. Se R è maggiore di C non fa niente e passa alla interiezione successiva. Bene, questo era il video di presentazione per il continue e basta. Mi avete richiesto una sorta di parte nel video più tranquilla e divertente dove rispondo alle domande e quindi ho deciso di farla con alcune domande che avete lasciato sotto al video scorso. Quindi vi saluto e ci rivediamo tra pochissimo a rispondere alle vostre domande. Ciao ciao! Ciao ragazzi, ed eccoci arrivati alla parte delle domande degli utenti. La prima domanda è di Herman Montero che scrive: "Ah ah ah, cacio, una domanda. Quando hai baciato per la prima volta?" Con una faccina molto particolare. Allora, dunque, quando è che ho detto per la prima volta mamma? Ecco, sì, il giorno dopo. Luca Mannoni invece scrive: "Ma la vera domanda è, perché pagare il canone per aprire un conto corrente?" Sempre Luca Mannone, che si sentiva molto in vena di domande, chiede: "Quando cambi il microfono?" Beh, io spero il più presto possibile. Adesso io non ce l'ho neanche il microfono, io registro con la mia bella webcam che va più che bene. E dopodiché, io ho in mente di cambiare tutto il computer, quindi non solo il microfono, quindi prima penserò a cambiare il computer, a prenderne uno bello e poi dopo, se vedremo in un futuro remoto, vedremo di cambiare anche il microfono. Sempre Luca Mannone, cosa pensi di fare oltre al linguaggio C? C si scrive in maiuscolo. Dettaglio. Beh, dunque, oltre al linguaggio C avevo in mente di fare anche qualcosa sul DOS, quindi che poi vedremo, insomma, così. E poi magari qualche gameplay, qualcosa che possa essere divertente anche per me da fare. Quindi penso che farò anche quello. E poi abbiamo Emanuele Sacchetti che scrive: "Cacio! Ma quando parli muovi la testa a gesticoli, quando parli muovi la testa a testicoli." Sì. Bene ragazzi, spero che questa parte di video vi sia piaciuta e che in realtà tutto il video vi sia piaciuto, quindi spolliciate, mettete mi piace, commentate per il prossimo video, sempre per la parte delle risposte alla fine, che farò anche nel prossimo video se avrò abbastanza richieste di qualche. Insomma, abbastanza domande. Quindi, nulla. Ci vediamo al prossimo video e vi ringrazio, tra l'altro, visto che siamo già in 40, quindi io vi ringrazio particolarmente. Ciao ciao!